Antonio Morricone parla finalmente dopo la scelta di Teresa Langella, in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. La tronista, nel corso della prima puntata del serale di UED, gli ha preferito Andrea Dal Corso, che però ha risposto con un no. La delusione di Morricone è molto forte. Ero sicuro di essere la scelta di Teresa per via delle ultime esterne che avevamo fatto. Quando è venuta a cercarmi a Guarcino, mi aveva detto delle cose importanti, e non solo lì. È venuta a riprendermi nel mio paese, ha aspettato 2 ore fuori da casa mia. C'è stato un bacio. E dopo quell'esterna ha annunciato di voler scegliere, dicendo che si sentiva richiamata dall'amore. Ho difficoltà a capire il nostro finale. In villa l'ho sentita più distante, ma si è comportata in modo altalenante. Io, al contrario, mi sono esposto e le ho dichiarato i miei sentimenti. L'ho vista emozionarsi per le mie parole. Tutti atteggiamenti in contrasto con la scelta. Mi sono presentato da lei convinto che ci sarebbe stato un finale diverso per noi. A mente lucida, però, in questi giorni ho capito tante cose. Il corteggiatore non risparmia dure frecciatine alla Langella. Se quest'ultima ha spiegato di non aver scelto Antonio perché con lui non si sentiva donna, il maestro di sci è giunto alla conclusione che Teresa va dove la porta il vento e ha cambiato idea all'ultimo. Oggi è contento di non essere stato scelto. Ci sono rimasto male, ma il colpo è stato talmente forte e assurdo che faccio difficoltà a crederci. Teresa è una persona inaffidabile, cambia i suoi pensieri facilmente, ma non è concessa una cosa simile quando si parla di sentimenti. Non si tratta di volere improvvisamente un gusto di gelato differente o un altro tipo di pasta da ordinare al ristorante. A oggi dico che, se questa ragazza è veramente così, è meglio che io non sia stato scelto. Quando perdo qualcuno a cui tengo sto male, soprattutto se lo voglio ancora nella mia vita. Dopo quello che è accaduto, però, ho capito che Teresa non fa per me. Si fa guidare troppo dalle emozioni e non sa riconoscerle lucidamente. E, mi dispiace che sia andata così, ma credo che averla accanto mi avrebbe portato molti problemi nella vita. In amore non si deve seguire solo il cuore, ma anche la testa. Sapere che Andrea le ha rifilato un no, da una parte mi ha strappato un sorriso. Credo che lei sia stata ripagata con la stessa moneta che ha usato nei miei confronti, continua Morricone, che rivolge aspre critiche anche nei confronti del rivale Dal Corso. Lui è stato finto dall'inizio alla fine e l'ha sempre presa in giro, nascondendosi dietro a grandi gesti. Dava del bambino a me, ma con questo comportamento si è qualificato da solo come tale. Un vero uomo pesa le sue azioni, le sue parole non ritratta quello che dice. Si comporta in modo coerente. Non ha saputo assumersi le sue responsabilità, piuttosto ha preferito scaricarle indirettamente sul padre di Teresa. Fortunatamente oggi è venuto allo scoperto e le persone si sono accorte di chi vale e chi no. Io ci ho messo il cuore. C'è da attendersi che ad Antonio ora verrà proposto di diventare tronista. Lui si dice disponibile. Sarebbe una situazione difficile da far combaciare con i miei impegni lavorativi, per via del tempo che richiede, ma sa che le dico? Probabilmente non mi tirerei indietro. Sono sempre stato un tipo solitario e sono venuto a Uomini e Donne perché avevo voglia di trovare la persona giusta. Non essere riuscito nel mio intento me lo fa desiderare ancora di più. Spero di incontrare l'amore vero molto presto. Chi se ne frega.